e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. La primavera è ufficialmente cominciata, tra poco più di 2 settimane sarà Pasqua, mi è sembrato il momento perfetto per realizzare una piccola serie a tema. Perciò proprio come avevo fatto a San Valentino ho deciso che tutti i video e tutti i post sul blog di questa settimana saranno ispirati proprio alla primavera e alla Pasqua. Ci saranno tutorial per decorare la casa in linea con la nuova stagione, idee per impacchettare in modo creativo piccoli pensieri per la Pasqua e poi chiaramente mercoledì sul blog condividerò con voi degli accessori fatti a mano ispirati alla primavera e giovedì un biglietto di auguri a tema pasquale. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. Detto questo, direi di cominciare immediatamente con il video di oggi che, come avrete intuito dal titolo, è il tutorial per creare la ghirlanda primaverile, un mio grandissimo classico. Se seguite il mio canale saprete infatti che adoro decorare la casa in tema con la stagione e quindi decisamente è arrivato il momento di sostituire la mia ghirlanda appesa fuori dalla porta che è a tema invernale con qualcosa di un po' più adatto. Quest'anno ho pensato di creare una ghirlanda diversa dal solito utilizzando un telaio da cucito e dei fiori finti. Vi faccio vedere il risultato. Eccola qui. Come vedete c'è anche una parola fluttuante. Io ho scelto welcome, benvenuti, perché trattandosi di una ghirlanda da appendere fuori dalla porta mi sembrava perfetto, ma ovviamente potete scegliere la parola che più vi piace, anche perché no, il vostro nome, e appenderlo in casa come decorazione. Come sempre, tante possibilità, lasciate libera la fantasia e sbizzarritevi. Se questa idea vi piace, come ogni volta io vi invito a continuare a guardare questo tutorial ed ecco quello che vi servirà per questo progetto. La scritta che avete scelto stampata nelle giuste dimensioni su cartoncino rigido, un telaio da ricamo, della colla a caldo, un tappetino da taglio, del fil di ferro per fiori, un taglierino, del filo, delle forbici, della colla glitter, un perforatore, dei fiori finti, delle decorazioni a tema e dell'edera finta. Vi serviranno inoltre delle pinze a cesoia e dei chiodi. Per prima cosa ritagliamo la scritta fluttuante che abbiamo stampato su cartoncino rigido utilizzando le forbici per sgrossare e il taglierino per rifinire. Molto bene, possiamo ora ricoprire la scritta con la colla glitterata in questo modo. Una volta terminato, lasciamo asciugare la colla per qualche ora. Mentre aspettiamo che la colla asciughi, dedichiamoci alla ghirlanda e ritagliamo dei rami di edera finta. Poi iniziamo ad applicarli sul telaio da ricamo usando il fil di ferro da fioraio, proprio come vedete. E continuiamo ad aggiungerne anche utilizzando la colla a caldo fino a che non saremo soddisfatti del risultato. Perfetto, è il momento di applicare i fiori finti usando la colla a caldo in questo modo. Dopodiché inseriamo anche le farfalle. Io ho preso le mie da Tiger.
Una volta soddisfatti del risultato, prendiamo un cordino e creiamo un gancio per poter appendere la nostra ghirlanda. Ok, torniamo alla scritta glitter che nel frattempo è asciugata e procediamo praticando dei fori con il perforatore, proprio come vedete. Dopodiché inseriamo il filo nei fori e fissiamolo con due nodi in questo modo. Ritagliando poi la parte di filo in eccesso. Una volta applicati tutti i fili, possiamo inserire anche la scritta sulla ghirlanda utilizzando la colla a caldo in questo modo. Per rendere un po' più stabile la scritta aggiungiamo anche dei chiodi nella parte posteriore, sempre utilizzando la colla a caldo. E voilà, la ghirlanda è pronta! Ed ecco qui la ghirlanda finita e pronta per essere appesa fuori dalla porta di casa oppure ovunque voi desideriate. Come avete visto, si tratta di un progetto relativamente semplice da replicare e che potete personalizzare come preferite, variando le decorazioni ma anche cambiando la scritta fluttuante all'interno. Quindi tante possibilità per un progetto semplice, carino e originale. Come sempre io vi ricordo che sul mio blog troverete altre immagini della ghirlanda finita insieme alla lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli nei negozi vicino a casa vostra. Ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Per oggi è tutto, se questo progetto vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa capirlo, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti a tema. Noi ci vediamo mercoledì e giovedì sul blog con accessori a tema primaverili e biglietto di auguri a tema pasquale e poi venerdì con l'ultimo progetto della serie. Per oggi non c'è altro, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo, ciao!